saluto dalla redazione Teleborsa. Siamo in collegamento con il nostro direttore Fabio Michettoni da Milano. Buonasera Fabio. Buonasera a tutti voi. Oggi parliamo del sistema pensionistico che negli ultimi 20 anni è stato rivisto più volte per cercare di allinearlo ai tempi e alle incapacità dello Stato di alimentarlo come in passato. Direttore, come stanno le cose? È tutto vero quello che ci viene detto? No, almeno in parte, quel che ci viene detto non è poi così realistico. Di verità ce ne sono parecchie da dire, ma fermiamoci adesso a sottolinearne diciamo le più importanti. La prima è che va accettata in pieno l'idea che avere una pensione adeguata non è poi così sicuro e garantito nel tempo. Per farlo bisogna sostenere un grado di rischio. La seconda è che vanno discussi i temi in merito all'informativa per i lavoratori, che per un motivo o per un altro potrebbero non aderire ai fondi pensione. Per ovviare si potrebbe pensare ad esempio a un regime di semi obbligatorietà, però basta comunque che se ne parli e che si attuino diciamo delle campagne informative più serie, cosa che invece fino ad oggi per varie ragioni non è stato fatto. La terza è che la riforma pensionistica più recente ha sicuramente dei meriti, ma di fondo c'è un errore sistematico, cioè che i sistemi a ripartizione vanno adeguati in funzione diciamo delle variate condizioni del mercato del lavoro. Per sintetizzare il problema va detto che una carriera regolare di 40 anni semplicemente per la quale applicare il sistema contributivo non esiste più. Oggi si parla proprio di mobilità del lavoro. Un'altra verità è che il decollo dei fondi pensione è stato un successo, ma vi hanno aderito i lavoratori più forti e sindacalmente più protetti, in prevalenza uomini intorno ai 50 anni e maggiormente concentrati al nord. Non c'è quindi omogeneità nel sistema e questo è un problema che va risolto al più presto prevedendo anche, possiamo dire, dei meccanismi di solidarietà in virtù dei tre pilastri che in funzione di quello che è stato detto vanno sicuramente ridisegnati. E poi c'è l'ultimo problema, forse il meno conosciuto dai fruitori del servizio pensionistico, che riguarda la finanza in senso stretto, cioè i fondi pensione hanno investito i propri asset, le proprie risorse in obbligazioni pubbliche e quote azionarie, in prevalenza estere, con scarso beneficio quindi per l'economia italiana. Quindi va allora individuata una soluzione di mercato volontaria e senza vincoli di portafoglio per ottimizzarne i risultati finali e comunque per far fluire liquidità nelle casse delle imprese italiane quotate. Ringraziamo il nostro direttore per il suo intervento. Per oggi è tutto, arrivederci.